Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash, questo videogioco Pokémon creato dai fan, questo Pokémon fan game che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato. Bene, nella scorsa puntata vi avevo detto che avrei trovato un Pokémon in Pallet Town, ma mi sono confuso, prima dovevamo battere la palestra, poi possiamo trovare quel Pokémon. Siamo qui, a Smeraldopoli, per battere finalmente la palestra. Il vecchietto che c'era davanti si è spostato finalmente, il capo palestra è ritornato. E ora noi siamo davvero curiosi di vedere chi è questo capo palestra, no? Vai! Attenzione! Un Mewtwo, il Team Rocket e Giovanni. Gary ci dice... Ho provato a batterli, ma i loro Pokémon sono troppo forti. E infatti c'è un Mewtwo. Eccolo qui. Un Mewtwo a livello 50 e noi possiamo catturarlo. Essendo che però è talmente forte questo Mewtwo a livello 50, soprattutto i nostri Pokémon, useremo la Master Ball che abbiamo preso prima. The best ball with the ultimate level of performance. It will catch any wild Pokémon without fail. Vai, e non fallire Master Ball. Bene, gli portiamo io praticamente da sotto il naso il Mewtwo al Team Rocket. Se lo catturiamo noi con la Master Ball. Easy! Ah, giustamente, prendiamo anche punti esperienza perché... per la cattura. Creato dal DNA di Mew, questo Pokémon è una pericolosa combinazione di potenza incredibile e cuore selvaggio, sarebbe. Ok. Noi diamo un soprannome a Mewtwo. Abbiamo preso anche Mewtwo. Ed ora... lascerò... Giovanni ci dice, lascerò questa battaglia a voi tre. Sono sicuro che voi potrete farcela. Comunque, a ripensarci meglio, prendete alcuni dei miei Pokémon. Bene, ragazzi, il boss ci ha dato un lavoro importantissimo. Non possiamo rovinare tutto. Beh, quindi la battaglia, appunto, nella palestra è con Jesse e James. Kingler penso che sia uno dei Pokémon, appunto, di Giovanni, che però farà una brutta fine. Spark. Ah, paralizzato pure. Crabhammer, minchia. E Pikachu che fa una brutta fine allora. Beh, si nota la differenza tra i Pokémon di Giovanni e i Pokémon del Team Rocket. Seed Bomb. Sfruttiamo la paralisi di Kingler per colpire per primi e far prendere questo livello 40 anche a Bulbasaur. Stanno per mandare Arbok. E contro Arbok manderò Pidgeot. Serve far prendere livelli anche a Pidgeot. E comunque Pidgeot... ok. L'attacco di Pidgeot diminuisce, questa è una brutta cosa. Però il ritorno dovrebbe fare abbastanza danno. Ah, pure paralizzato. Perlomeno Poison Sting non può avvelenarci dato che siamo già paralizzati. Ok, sconfiggiamo questo Arbok. E facciamo prendere il livello 41 anche a Pidgeot. Ora tocca a Machamp. Manderemo Charizard contro Machamp. Questo è un altro dei Pokémon di Giovanni, quindi sarà tosto. Serve tutta la potenza di Charizard con il suo Air Slash per batterlo. Karate Chop, che fortunatamente non ci fa nulla. Ah, sostituiscono, eh? Noi avremmo usato l'accelerazione e loro mandano Rhydon. Ok. Sostituiamo anche noi e mandiamo Squirtle. Anche se potrebbe essere una pessima mossa perché Squirtle potrebbe prendersi un attacco potentissimo in faccia e morire. Ok, Rock Blast, infatti. Ha colpito solo due volte, proviamo a colpirlo con Bubble Beam, ma è più veloce lui, niente da fare. Niente da fare, Rhydon ci ammazza. E questo è un po' un problema. Proviamo a mandare Bulbasaur. E usare Seed Bomb. Ma fa troppi danni lui. Fa davvero troppi danni. Per fortuna Seed Bomb gli ha fatto parecchio male. Parecchio. Però Bulbasaur ci lascerà, sì. Purtroppo non c'è niente che si possa fare. A questo punto, sperando che Charizard sia più veloce, mandiamo lui. Se è più veloce di Rhydon abbiamo vinto, perché con Flamethrower lo disintegra. Ok, perfetto. E dovrebbe essergli rimasto solo quel Pokémon. Oh, Fire Spin non lo voglio imparare, grazie. Sarebbe Turbo Fuoco. A Weezing gli è rimasto anche, ma per Weezing non c'è problema. Sappiamo che ha una difesa speciale bassissima e che con un lanciafiamme potremmo forse one-shottarlo. Di poco, ok, di poco.
Fortunatamente non me l'ha avvelenato, non ho usato fango o altri attacchi infami. Ok. E riecco Machamp. Appunto sto dicendo, pensavo gli fosse rimasto solo Machamp. Bene, bene così. E abbiamo sconfitto anche il Team Rocket. Blasting off again. You idiots! The gym is collapsing. Voi idioti, lo dice Meo tra l'altro, manco Giovanni. La palestra sta crollando. Cosa state facendo? Andate via, andate fuori di qui. Get out of my way, Jessica. Butta via tutti per uscire per prima. Gran bel lavoro nello sconfiggerli, Glacial. Peccato che tu sia ancora parecchi league. Parecchie leghe dietro di me. Va bene. Speaking of leagues, parlando di leghe, appunto, mi sto dirigendo alla Lega Pokémon ora. Ci vedremo dopo, Glacial. Lo sfideremo prima o poi ieri? Chi lo sa. Noi nel frattempo qui possiamo prendere due strumenti. Un Lucky Egg, che è molto utile, e la medaglia Terra. Compreso Earthquake. Vediamo se uno dei nostri Pokémon può imparare Earthquake, che è una mossa potentissima. Andiamo a vedere, eh. Earthquake, vai. Charizard potrebbe impararlo. Assolutamente sì. Al posto di Fire Fang a questo punto, perché una mossa di tipo fuoco ce l'ha già, ed è Flamethrower. Sostituiamo una mossa fisica di tipo fuoco con una mossa fisica di tipo terra. Charizard è una bomba, in questo momento. È fortissimo Charizard. Ok. Torniamo al centro Pokémon per curare la nostra squadra completamente devastata. Eccoci qui. E abbiamo anche catturato Mewtwo. Cioè, questa cosa mi era quasi sfuggita dal pensiero. Cioè, andiamo a vedere questo Mewtwo. Eccolo qui. Questi erano i Pokémon che abbiamo catturato nelle scorse parti. Da Lickitung all'altro Exciter, a Goldeen, Koffing, Weezing e Mewtwo. Summary. Eccolo qui. Naughty Nature che gli aumenta la difesa speciale e gli diminuisce. No, gli aumenta l'attacco e gli diminuisce la difesa speciale. Va bene. Va bene. Tanto è un Glass Cannon, Mewtwo. Ha Safeguard, Amnesia, Aura Sphere. Ok. Cos'è Forza Sfera questa? E Psichico. Cioè, questo è un Pokémon potentissimo da usare, volendo. Potentissimo. E tra l'altro, essendo il numero 150, se non sbaglio, lo potremmo già mettere qui. Andiamo, è il 150, giusto? Scusate, fammi tornare qui un secondo. Summary. 150, sì. Lo potremmo già mettere al suo posto, appunto. Bene, come sempre vi ricordo appunto che sto cercando di fare un Living Dex qui. Questi sono i Pokémon che per ora ho preso. Che, insomma, essendo solo la prima regione e non essendomici dedicato troppo, mancandomi anche un dito per fare le uova, non è male. Ora possiamo tornare appunto a Pallet Town, dove vi dicevo che avremmo trovato un Pokémon. Vediamo, se lo troviamo finalmente. Vediamo se era questa parte, magari. Qui non possiamo ancora passare. Nemmeno qui. Vediamo. Eccolo! Eccolo qui! Un Mr. Mime. Mr. Mime sta bloccando la strada. Vorresti prenderlo con te, ma certo. E questo è un Mr. Mime iconico. Che quindi andremo a mettere nel box di Ash. Ecco qua. Qui vi ricordo che su questo percorso, nel percorso 1, c'è l'1% di probabilità di trovare Oh-Oh. Ed è una cosa che faremo sicuramente. Ok, non magari adesso perché abbiamo i Pokémon leggermente deboli per quanto riguarda la cattura di Oh-Oh. Sarà a livello 50 Oh-Oh. Quindi magari dopo la Lega potremo tornare qui e provare a catturare Oh-Oh. Detto ciò, andiamo a dare un'occhiata a questo Mr. Mime e poi proseguiamo verso la Lega direttamente, perché no? Allora, Organize Boxes, dato che questo video comunque è durato anche relativamente poco. Andiamo a prendere questo Mr. Mime e spostiamolo qui, nel box di Ash. Ecco fatto. Questi sono tutti i Pokémon che ci siamo catturati noi.
Guarda, questo lo metto già in ordine. 118. 118? Chiamate un po' il 118. Qui. No, aspettate. C'è quella quadra che non cosa. Se qui arriva il 120, questo è il 119, questo è il 118. Capito, Horsey? Però qui dovrebbe esserci Sidra, no? 116, 17, 18, 19. Infatti. Infatti avevo sbagliato di un posto, Horsey. Ecco fatto. Mettiamo Goldin al suo posto. Ecco qui. E Scyther lo andiamo a mettere al suo riposto. Che sarebbe tecnicamente da Scizor. Quindi per adesso lasciamolo qui insieme agli altri Pokémon che sfrutteremo più avanti. Ecco fatto. Mentre Koffing, insieme a Weezing, numero 119, possiamo tranquillamente mettere in ordine. E io qua mi ero sbagliato, ho spostato il Scyther giusto. Numero, cos'è che era? 100? Ecco perché queste cose dovrei farle fuori dal video. 109. Sono noiose, non piacciono a nessuno. E appunto sono noiose. 109, quindi 114, 13, 12, 11, 10, 9. E a questo punto mettiamoci subito anche Weezing. Ecco fatto. Ok, torniamo sul box di Ash e usciamo. Ok, queste cose le faccio fuori video proprio perché, come avete visto, sono semplicemente organizzazione, una roba noiosa che bisogna fare, cioè che a me piace fare, e me la faccio fuori dal video. Andiamo finalmente sul percorso 22, questo percorso che è libero, possiamo passare e possiamo mettere davanti Bulbasaur, che è quello che deve essere allenato, insieme a Pidgeot e Squirtle. Ma prima di andare a battere questa allenatrice, questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!